Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento, quest'anno il terzo, il primo però su questa piattaforma nel quale ripercorriamo tutte le vicende del weekend di calcio femminile, partendo soprattutto con i risultati della Serie A nostrana. Partiamo con la prima giornata, sabato 28 agosto 17:30 Empoli, Roma batte Empoli 3-0, alle 20:30 Juventus 3 Pomigliano 0, allo stesso orario a Napoli Inter batte Napoli 3-0. Domenica 29 agosto, ore 17:30 a Formello, Sampdoria batte Lazio 2-1, a Milano Milan 4 Verona 0, alle 20:30 a Sassuolo, Sassuolo 2 Fiorentina 1. Partiamo con il resoconto delle partite, stavolta andremo in ordine cronologico, partiamo con Empoli-Roma, partita strana e particolare, se non l'avessimo vista non ci avremmo creduto, tre autoreti hanno deciso il punteggio, il 22esimo di Rita chiude perfettamente su Serturini, ma tocca il pallone con troppa forza e lo manda direttamente nella propria porta, non serve l'aiuto di una compagna che era intervenuta anche lei per cercare di evitare l'autogol. Al minuto 56 Lionne entra in area da destra, conclude una conclusione a metà tra un tiro e una cross, deviazione di Mella, palla all'incrocio dei pali, raddoppio della Roma. Al 64esimo infine azione insistita con tiro di Serturini respinto da Capelletti, manca la deviazione Lazzaro, l'azione continua sulla destra dove c'è il cross di Lionna, spacca Prugna, la palla che si insacca in rete all'incrocio dei pali alla sinistra di Capelletti, dunque 3-0. Si può pensare che sia stata una vittoria fortunosa, ma la Roma ha avuto un miglior approccio sin dalle battute iniziali, ha complessivamente giocato meglio, ha avuto le occasioni importanti, anche se comunque alla fine senza gli autogol la partita probabilmente sarebbe finita 0-0. L'Empoli è apparso lento, una squadra ancora da amalgamare, le qualità sono emerse praticamente dopo il 3-0, risultato acquisito praticamente. La squadra di Ulderici si è fatta vedere nel finale, soprattutto quando la Roma è rimasta in 10 per fallo da ultima donna di Linari che ha steso doping lanciata a rete. Cartellino rosso giusto alla fine dei conti. Le occasioni dell'Empoli sono state poi una punizione alta di Prugna, proprio seguente all'espulsione. All'80esimo filtrante di Cinotti per Tamborini, conclusione respinta da Ciasa. All'82esimo ci prova l'ex Sassuolo Monterubiano, Ciasa armata in calcio d'angolo. Nel finale acceso calcio alto Prugna. Al 93esimo punizione a sinistra della stessa Prugna. Si accende una mischia sotto porta, Bercic trova il pallone ma il suo sinistro si alza sopra la traversa per un gol mangiato che sarebbe servito quantomeno da gol della bandiera. Dietro Treviso gli altri due 3-0 della serata, la Juventus supera senza troppe difficoltà il Pomigliano, il quinto Rosucci segna con un colpo di tacco volante sugli sviluppi di un calcio d'angolo da sinistra, al 54esimo il raddoppio di Caruso che segna di testa su cross di Urtig da sinistra e la stessa Caruso trova il tris segnando la doppietta personale quando Boattin all'83esimo coglie una traversa dalla distanza e Caruso di testa non può che insaccare la rete del 3-0, ha dominato la Juventus, ha impegnato più volte Cetigna che comunque se l'è cavata con 3-4 grandi parate di alto pregio che hanno avuto il merito di tenere il Pomigliano a subire solo 3 gol e non un passivo più pesante. Il Pomigliano comunque è rimasto in partita fino al 2-0 e nel primo tempo ha avuto un paio di occasioni nella quale è riuscito a insediare la portiera Pero Magnin della Juventus. Napoli-Inter per distacco è stata la miglior partita del weekend, occasioni da una parte e dall'altra, le due squadre hanno ribattuto colpo su colpo, la sfida si è decisa al 38esimo del primo tempo per un pestone di Goldoni su Pandini che ha portato ad un rigore che Simonetti ha trasformato spiazzando Aguirre. Dopo 3 minuti azione di Macarena Portales sulla destra con 2 dribbling su Abrahamson e Acuti, palla al centro dove nell'area di porta c'è Marinelli che con il destro trova la rete del 2-0, il 3-0 di Pandini al minuto 68 con un'azione insistita porta Merlo a concludere dalla distanza, Aguirre respinge come può e Pandini da 2 passi. Il 3-0 chiude la partita in un primo tempo ben detto equilibrato, occasioni da una parte e dall'altra, spicca una traversa di Marinelli dopo 3 minuti, Napoli ha avuto le sue opportunità anche lui, conclusioni soprattutto l'asse Goldoni-Erzen è quello che ha funzionato meglio, l'Inter nella ripresa oltre al gol impegna Aguirre in altro modo costringendola ad un paio di respinte importanti. Passivo pesante per il Napoli che comunque poteva ambire a qualcosa di più, però quell'1-2 alla chiusura di primo tempo sicuramente ha influito sulla prestazione. Domenica decisamente più interessante quantomeno relativamente allo scontro Lazio-Sampdoria, due squadre nuove ma solo una delle due effettivamente è stata promossa, l'altra ha acquistato il titolo sportivo della Florenzia San Gimignano ed sono proprio le genovesi a spuntarla per 2-1 in un confronto giocato tra difesa e contropiede con una Lazio fumosa che ha fatto la partita ma ha concluso poco. Nella Sampdoria spiccano le individualità di Anna Lucia Martinez, la guatemalteca
Teca è più risaltato rispetto a tutte le altre compagne di squadra. Sbloccata la partita all'11esimo, piazzando una diagonale alla sinistra di Orstram su filtrante di Rincon. La stessa guatemalteca ha impegnato Orstram in altre due occasioni. Le chance laziali capitano, l'unica chance laziale capita a Martin al 43esimo, conclusione dal limite dell'area di rigore dopo errore difensivo di Re. La palla colpisce la traversa e ricapita fra le mani di Bob. A inizio ripresa c'è il raddoppio della Sampdoria, controlla un pallone Martinez in area, non trovando sbocchi appoggia al limite. Rincon arriva, spedisce un gran tiro che si insacca a mezza altezza alla sinistra di Öhrström per il gol del 2-0. La Lazio prova a riaprire la partita al 67esimo, conclude Martin ma Bob alza in calcio d'angolo. Il gol arriva alla mezz'ora con Castiello, con azione di Andersen a sinistra, palla arretrata all'interno dell'area di rigore. Nei paraggi del secondo palo, a circa una decina di metri dalla linea di porta, arriva Castiello, conclusione con il destro, palla che colpisce la parte interna della traversa, si insacca in rete. Purtroppo però, invece di aspettarci un finale nel quale la Lazio prova a premere per pareggiare, di fatto le occasioni più importanti finiscono lì. Il Milan supera per 4-0 il Verona grazie ad una doppietta di Valentina Giacinti, che così raggiunge 50 gol con la maglia rosso-nera, e poi ci sono anche i gol di Bergamaschi e Bocchete, meno importanti dal punto di vista statistico, ma forse un pochino più belli. Al Vismara non c'è partita, il Verona esce solo al risultato compromesso. Al 23esimo Giacinti in scivolata su filtrante di Bocchete colpisce e mette il pallone in rete. Al 25esimo Bergamaschi ruba palla alle cerchie centrali di centrocampo, sparte da solo, arriva in area di rigore entrando da destra e con un bellissimo pallonetto manda la sfera sul secondo palo per il gol del 2-0. Il 3-0 è un calcio di rigore, Giacinti viene agganciato in area da Jelencic, rigore ineccepibile, rischiato la stessa Valentina Giacinti, realizza con il gol del 3-0, segna Bocchete al 53esimo, filtrante di Bocchete di Bergamaschi, scusate, da una tre quarti all'altra, Bocchete prende, entra in area di rigore, conclude con il destro sull'uscita del portiere, fa 4-0. Nella finale, occasione per Rognoni e Zedegno, due conclusioni dalla distanza che non impressioniscono eccessivamente Giuliani. Nel finale invece Gritti evita il 5-0 di Longo e poi Ambrosi sulla linea allontana un altro tentativo della stessa Longo, che stava cercando di ribadire in rete la conclusione. Arriviamo così all'ultima partita della giornata, la vittoria del Sassuolo sulla Fiorentina per 2-1 in una partita giocata bene dalle padrone di casa, con le ospiti che hanno dato l'idea di essere ancora un cantiere in costruzione, nonostante buona volontà e carattere, ma la sostanza alla fine è stata veramente poca. Il Sassuolo sfiora subito due gol al 14esimo diagonale di Cantore dal lato corto di sinistra dell'area di rigore, la sfera va sul fondo di pochissimo, fa lo stesso Cambiaghi una ventina di minuti dopo. Al 35esimo Cambiaghi da sinistra mette in mezzo, Kravets interviene malamente sul pallone, lo mette alle spalle del proprio portiere, e dunque il Sassuolo va in vantaggio. Reagisce subito la Fiorentina con un destro di Neto al 38esimo che sfiora l'incrocio dei pali alla sinistra di Lemei, e poi arriva l'occasione più importante, una punizione di Kravets che va alta, ma c'è un pochettino di polemica arbitrale perché Dongus fa effettivamente fallo da ultimo difensore, ma il cartellino rosso non viene estratto, è diventato solo il giallo. Forse il rosso sarebbe stato il cartellino più corretto. A inizio ripresa pareggia la Fiorentina, scambiano Neto e Vigilucci, la portoghese crossa, siamo a sinistra dell'area di rigore, lei mi respinge, arriva il colpo di testa di Lundin che mette in rete segnando così all'esordio in Serie A. Il pareggio però dura un minuto, l'attimo successivo discesa di Dubkova a sinistra, palla in area di rigore per Kleinman che controlla, manda il sinistro che colpisce la base interna del palo alla sinistra di Tasselli, palla in rete, 2-1 per il Sassuolo. Panico poi prova coi cambi a pareggiare la sfida, ma riesce a creare una manovra vivace ma senza particolari occasioni importanti. Infatti è proprio il Sassuolo che poi sferrerà il 3-1 con un sinistro alto di Cambiaghi da pochi passi. Passiamo ora al risultato del calcio estero. Si è giocato in Francia. Lione 3, Rennes 0, Paris 4, Guingamp 1, Saint-Étienne-Bordeaux 1-1, Dijon-Montpellier 1-2, Soyeaux-Issy 2-0, Piaget-Fleury 5-0. Si è giocato anche in Germania, Karlsruhe-Siena-Bayer-Leverkusen 0-3, Bayern-Monaco-Werder-Brema 8-0, Eintracht-Francoforte-Sand 2-1, Essen-Colonia 1-1, Hoffenheim-Friburgo 2-1, Wolfsburg-Turbine-Potsdam 3-0. Si è giocata anche la seconda divisione tedesca, Gütersloh-Duisburg 1-2, Meppen-Elversberg 5-0, Eintracht, seconda squadra dell'Eintracht, Ingolstadt 4-1, seconda squadra del Bayern contro il Norimberga 0-3, seconda squadra dell'Hoffenheim contro l'Enstedt 4-1, seconda squadra del Wolfsburg contro il Lipsia 1-2, Andernacht-Borussia-Bocholt 3-1, questa è la prima giornata disputata il 15 agosto.
Il 29 agosto, cioè ieri, Lipsia batte la seconda squadra dell'Hoffenheim per 2-0, l'Enstedt batte la seconda squadra del Bayern per 3-1, il Norimberga pareggia 0-0 con la seconda squadra dell'Eintracht, Ingolstadt Meppen 0-4, Elversberg Andernach 1-1, Borussia Bocholt Gütersloh 1-2, il Duisburg batte 1-0, la seconda squadra del Wolfsburg. Cominciata anche la Championship in Inghilterra, mentre la maggiore divisione comincerà domenica prossima, la Durham batte il Watford 2-1, Blackburn Sheffield 2-0, Coventry Sunderland 0-1, Crystal Palace Bristol City 4-3, US Charlton non giocata, Liverpool London City Lionesses 0-1. E ora brevemente non possiamo non ricordare il programma di questa settimana. Perché abbiamo i playoff di Champions League, il quadro completo: Apollon Limassol Kharkiv, Rosengård Hoffenheim, Twente Benfica, Arsenal Slavia Praga, Real Madrid Manchester City, Sparta Praga Koge, Wolfsburg Bordeaux, Osijek Breidablik, Vålerenga Häcken, Servette Glasgow City, Levante Olympique Lyonnais. Ma la partita che probabilmente interessa più gli italiani è le ore 19 di mercoledì 1 settembre. Il Juventus sarà in Albania sul campo del Vlasnia. Una partita che sicuramente sarà decisiva in vista del girone di ritorno. Se la Juve riuscirà ad uscirne indenne, le probabilità di arrivare alla fase girone aumenteranno. E siamo dunque arrivati alla conclusione di questa puntata. Grazie a chiunque si sia posto all'ascolto e abbia dedicato un secondo del suo tempo ad ascoltare il resoconto del weekend di calcio femminile. L'appuntamento è per domenica prossima. Fiorentina Juventus, Arsenal Chelsea sono le partite che spiccano nei maggiori campionati europei.